Allora, siamo arrivati al momento più atteso, la raffica di mercato. Sono tante le operazioni concluse in queste ore e alcune che potrebbero anche concludersi nelle prossime ore. Sì, e parliamo proprio di Barletta in avvio, perché lo sappiamo, Ciro Ginestra si è dimesso dal ruolo di allenatore, sta dirigendo gli allenamenti in questo momento l'allenatore della Juniores Carbone, ma si vagliano dei profili. Un nome nuovo è quello di Alessandro Potenza, che diciamo, ricordiamo, ha già allenato in Puglia, Fidelisandria e Bitonto, si somma a Francesco Passiatore e Salvatore Ciullo. Non è da escludere però che la scelta dell'allenatore sia posticipata all'inizio del 2024. O comunque alle vacanze natalizie con Carbone in panchina nelle prossime due partite. Capitolo Fidelisandria che è sempre più vicina ad Amedeo Silvestri, difensore che ha espresso la sua volontà di andare via al Barletta. C'è un accordo di massima tra la società bianco-azzurra e il centrale siciliano, comunque un'intesa di massima. Non c'è al momento il via libera del club bianco-rosso. Il Bitonto è interessato a un classe 2004 del Nardò Luca Stragapede, centrocampista ex Ascoli e Bari. A Fasano c'è un arrivo ufficiale, quello di Mattia Persano, è un attaccante classe 1996. Persano, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ma è passato anche per Napoli e Bologna, ha collezionato in Serie C 82 presenze e 10 reti, in Serie D ha giocato con Luparense, Lupa Frascati, Arezzo e appunto Santa Maria Cilento, club dal quale arriva, in carriera anche un trascorso con l'Hermannstad, 2 presenze nella massima serie rumena. A Gravina ci sono degli addii ufficiali. La risoluzione consensuale con il terzino Gabriele Raso e con il centrocampista Alexis Ramos. Raffica di annunci a Gallipoli fatta per Davide Monteleone, difensore 28enne, ex Ternana, Padova, Sant'Agata e Gioiese. Firma anche Giuseppe Carlucci. Si tratta di un terzino sinistro classe 2005 a Matera nella prima parte di stagione. Ufficiale anche Vangelis Pissas, centrocampista greco classe 99. Ufficiale anche Capnidis e Munoz, che però hanno già giocato di fatto nell'ultimo turno di campionato. Due addii a Manfredonia, si tratta di Demiro Pozzebon che riparte dall'eccellenza campana e infatti un nuovo giocatore del Nola, rescissione anche per Cristian Esposito che ripartirà dalla San Giustese. Andiamo in eccellenza, è stata giornata di arrivi per gli attaccanti. A Bisceglie firma il 21enne Sori Dembélé, si tratta di un esterno offensivo ivoriano, arriva dall'Union Fossacesi, a eccellenza abruzzese, in cui ha segnato 4 reti nel suo percorso, anche esperienze in serie di Controina, Giarre e Paternò, quindi in Sicilia. Curiosità, è il terzo ivoriano della rosa insieme a Coné e Kouamé. Non dovrebbe muoversi invece da Bisceglie Anthony Pignataro, che era stato cercato dal Manduria. Pignataro dovrebbe però restare a Bisceglie fino a fine stagione. A Manduria ci sono due arrivi, uno è un attaccante conoscenza del calcio pugliese come Giovanni Lorusso, classe 95, 90 presenze in D per lui con Brindisi, Bisceglie, Barletta, Altamura e poi anche Vasto Girardi e Matera. Firma anche Nicolo Ungredda, centrocampista classe 2004 che arriva dal Bitonto. Torniamo nel girone A di eccellenza perché c'è l'ufficialità di una trattativa che avevamo annunciato già da giorni, ovvero l'arrivo di Gerard Artigas al Molfetta, attaccante spagnolo classe 1995, arriva dal Città di Gallipoli nella prima parte di stagione, 2 reti in 14 presenze, in carriera circa 250 partite giocate, più di 80 reti per Artigas, che ha giocato anche con l'Inter Club de Escaldes, squadra della prima divisione dell'Andorra, giocando anche i preliminari di Conference League.